Sembrava che le squadre antincendio avessero spento definitivamente il vasto rogo che da ieri pomeriggio sta mandando in fumo la Valle del Boione sopra San Pellegrino Terme, ma evidentemente non tutti i focolai erano stati neutralizzati. Questo pomeriggio, poco dopo le 14, le fiamme hanno ripreso a bruciare sui pendii montani della media Val Brembana. 11 volontari delle squadre antincendio boschivi, coordinati dalle guardie del Corpo Forestale dello Stato, si sono rimessi al lavoro per buona parte del pomeriggio. Intorno alle 17 anche le ultime aree interessate dalle fiamme sono state spente. L'incendio ha avuto inizio ieri pomeriggio intorno alle 17.30, secondo alcuni testimoni sarebbe doloso. Proprio a quell'ora sul posto alcune persone avevano notato due individui in sella ad una moto con la targa opportunamente coperta per non essere identificati. Le fiamme sono state appiccate nella valle che sfocia nelle vicinanze del casinò di San Pellegrino. In fumo sono andati complessivamente circa 5 ettari di bosco ceduo. Le operazioni erano necessariamente state interrotte ieri sera con l'arrivo del buio. Decisivo l'intervento dell'elicottero che ha fatto la spola tra la vasca allestita nelle vicinanze e l'area del rogo. La situazione dovrebbe essere definitivamente tornata alla normalità. Ora, ha detto il vice comandante del Corpo Forestale di Bergamo, Rinaldo Mangili, aspettiamo che le piogge previste dai meteorologi facciano il loro corso, contrastando questa preoccupante siccità.